Kafka, La Metamorfosi, 1916. Ho provato a farne, a postarne una lettura integrale. Attraverso questo volevo cercare di dare un minimo di chiave interpretativa. Questo racconto forse non è così, di così facile lettura o comprensione, se non si ha una chiave, un modo, una visione in cui inserirlo. Allora, almeno per quello che l'ho capito io, il contesto mi sembra questo. Siamo nel 1916, siamo già in un'epoca in cui la psicanalisi ha fatto il suo ingresso con Freud e siamo nel pieno di una crisi di una società capitalistica borghese, l'ideale positivistico, insomma, quello di questa crescita continua, di questo sviluppo, di questo benessere, di questo miglioramento progressivo dell'umanità attraverso la scienza e quindi attraverso la tecnologia, le conquiste della scienza, si sta dimostrando fallace, insomma, il mondo sta precipitando in una guerra. È già precipitato in una guerra che segna un momento di svolto, un baratro, quello che informa il modo di essere piccolo borghese, insomma, no? Siamo di fronte a una famiglia, diciamo, che ha aspirazioni piccolo borghese, insomma, no? Di migliorarsi attraverso la posizione sociale, il lavoro, eccetera, eccetera. È un mondo che agisce in base all'interesse, all'interesse economico, si agisce attraverso delle aspirazioni che sono delle aspirazioni di carriera, di miglioramento. L'altro spesso è un intralcio, un elemento con cui si compete per migliorare se stessi. Menzogna e meschinità spesso caratterizzano il modo di fare delle persone. La carriera come il prestigio sociale, come simbolo, come momento fondamentale dell'affermazione di sé, al di là di altri valori di solidarietà, di umanità. Imitazione, denaro, favori di parentela, importanza della posizione sociale, del ruolo, convenevoli, convenienze, quindi mancanza di spontaneità, di originalità, convenzioni sociali, opportunismo, cerimonie, rituali, esercizio del potere. Il potere spesso rappresentato in termini di burocrazia, in termini di superiore nel lavoro, nella gerarchia burocratica, nella gerarchia militare, in tutti i gradi di gerarchia. Vanità e nello stesso tempo aridità di sentimenti. Questo non è, diciamo, il mondo soltanto dei personaggi. I nostri personaggi sono dei rappresentanti di questo mondo e quello che informa questo mondo, i valori sui quali si costruisce questo mondo, sono quelli che ho detto e quindi insomma loro non sono che dei normali rappresentanti, insomma, no? Si adeguano a questa struttura sociale e di valore, valoriale. Il nostro personaggio principale, Gregor Samsa, è un piccolo borghese, un piccolo commerciante che tra l'altro sente questa responsabilità. Sente questo suo dovere, questo suo ruolo di subordinato, ruolo però che gli promette una carriera, in qualche modo un futuro tramite l'obbedienza. E in questo ruolo lui sente sulle spalle anche tutto il peso della famiglia, insomma, è colui che deve provvedere al benessere della famiglia. Il padre che è già troppo vecchio per lavorare, la madre, la sorella che invece è troppo giovane, che aspira a diventare una violinista, insomma, vorrebbe studiare in conservatorio. E lui assume su di sé il peso di tutta questa situazione. Ed è un peso schiacciante, è un peso che lui vive, diciamo così, singolarmente, perché quello che percepiamo nell'atmosfera dei rapporti che si svolgono all'interno di questa famiglia è il fatto che c'è una solitudine tra gli individui, insomma, che non si parla, non c'è solidarietà, insomma, ognuno vive il suo ruolo
diciamo, abbastanza in silenzio, in maniera chiusa, comunicando molto. Gregor Samsa, una certa mattina, insomma, una mattina si sveglia dopo sogni agitati e si ritrova trasformato in uno scarafaggio, quindi in un insetto immondo. Questa trasformazione la possiamo immaginare come una regressione. È agli effetti del racconto uno scarafaggio quella mattina, però pur essendo uno scarafaggio, insomma, avendo tutte le caratteristiche fisiche, corporee dello scarafaggio e anche la motilità, la difficoltà di movimento, queste zampette che si muovono così, questo stare sul dorso, non corrispondono a una sua psiche da scarafaggio. Se noi lo immaginiamo come scarafaggio, dovremmo anche immaginarlo come uno che pensa come uno scarafaggio. E invece la sua forma è quella di scarafaggio, ma il suo intimo, il suo io, il suo pensiero, rimane quello di un uomo. Rimane quello di prima, è ancora immerso in quelle che erano le preoccupazioni, i progetti, le ansie del suo agire quotidiano. E quindi la sua preoccupazione all'inizio è quella di andare a lavorare, di prendere il treno successivo, di capo ufficio, insomma, di la sua responsabilità. C'è questa dissociazione tra quello che è il fisico e quello che è lo psichico. Per cui è difficile, già qui c'è uno scarto rispetto al reale, no? Se noi immaginiamo come reale una situazione in cui un uomo diventa uno scarafaggio per un qualche motivo, per cui c'è questa metamorfosi, dovremmo immaginare che anche la sua psiche diventa quella di uno scarafaggio e che quindi una volta tale si comporterà da scarafaggio a tutti gli effetti, non continuerà a pensare da uomo. E invece Gregor Samsa ha questa dissociazione, che ci fa pensare quindi ad una regressione, insomma, il fatto che lui si viva come scarafaggio, lo sia, ma lo sia dentro di sé, e che vivendosi come scarafaggio anche gli altri lo percepiscano come tale. E qua comincia a sorgere qualcosa che ci fa entrare in una situazione legata all'assurdo, no? Comincia a diventare poco credibile secondo i canoni della narrativa tradizionale questo racconto. Lui è uno scarafaggio, ma si comporta come se fosse un uomo, tramite i limiti di movimento che gli comporta questo stato fisico. E nello stesso tempo chi vive con lui, i suoi familiari, perché da questo momento lui sarà costretto in un ambiente chiuso, limitato a una stanza e sempre più ridotto, perché questa stanza sarà sempre più attaccata. E anche chi vive con lui, nel momento in cui lui si sente tale, lo considererà tale, lo vedrà come uno scarafaggio. E quindi sempre di più se ne approfitterà anche di lui, nel senso che tanto più lui si sentirà scarafaggio, tanto più gli altri lo tratteranno da scarafaggio, quindi tanto più gli altri prenderanno quello spazio anche fisico a lui, a cui lui rinuncia, non sa più, che lui non sa più prendersi. E questo entrare da una vita che doveva essere normale, ma che del tutto normale non era, perché era solo parzialmente libera, quella dell'uomo integrato in un sistema che lo rende comunque schiavo, che gli toglie uno spazio di libertà, di creatività, perché lo rende ingranaggio di una macchina più grande di lui, fatta di rapporti di potere, di falsi ideali e così via. A questo punto l'uomo si ammala, insomma, si ammala e questo ammalarsi diventa un qualcosa di apparentemente fisico, ma diventa un qualcosa di psichico, diventa una depressione, insomma, no? Diventa quasi una rinuncia a quel mondo, diventa un ritirarsi in uno spazio all'interno del quale lui non sa più esprimere desideri, anche la sua voce viene un po' meno, non riesce più a dire, anche se riesce a vedere le cose intorno a lui. Ha molta attenzione, ha molta curiosità, è molto attento a quello che succede, a come gli altri si comportano verso di lui e lo vedono.
Ma gli altri, nel momento in cui lui diventa così, tendono sempre di più ad emarginarlo, ad emarginarlo. Lui comincia a far paura, e farà paura sempre di più agli altri, i quali prenderanno via via sempre più precauzioni, sempre più cautele, cercheranno di vederlo sempre meno, di limitarlo sempre di più. Anche la sorella, che è l'unica che mantiene questa cosa, gli darà all'inizio da mangiare, ma quando va in camera sua apre rapidamente la finestra, cerca di guardarlo il meno possibile, e lui cerca di nascondersi sempre di più. E poi in qualche modo gli cambieranno anche la camera dove lui sta, useranno questa camera come sgabuzzino. Insomma, diventerà sempre più di intralcio, mentre prima di ammalarsi, prima di regredire, era il sostegno, insomma, e quindi veniva considerato per quello che lui dava, non per quello che era, perché lui rimane sempre lo stesso in qualche modo dentro di sé. Le emozioni che lui vive, i suoi valori, diciamo così, quello che sente dentro di lui, rimane tale, sia nella forma precedente, sia nella nuova forma di scarafaggio. Quello che è cambiato è come lui si mostra e quindi come gli altri lo percepiscono, e quello che non fa più, cioè il lavoro, cioè non è più di sostegno, non è più la fonte di benessere della sua famiglia, anche se lui vorrebbe continuare ad esserlo e ha questa dolcezza di sentimenti, no? Questa voglia di capire anche dove gli altri non capiscono. Prendiamo per esempio l'esempio della sorella, quando cerca di suonare il violino, e quando lei suona bene il violino e tutti quanti si disinteressano di come lei suona, di quello che fa, e solo lui, insomma, no? L'apprezza, capisce e vorrebbe godere, vorrebbe dimostrare come apprezza la sua musica. Ma questo non gli è più possibile. Insomma, una volta che è regredito, qualsiasi manovra lui fa per uscire da questa situazione impossibile non fa altro che peggiorare la sua situazione. Ecco, è come quando tu annaspi nelle sabbie mobili, insomma, no? Ogni volta, ogni movimento che fai, invece che permetterti di avvicinarti all'uscita, ti fa sprofondare sempre più. È quello che succede a Gregor in questa situazione. Quindi la malattia, la regressione, diventa un qualcosa di impossibile da superare, se non con la morte, se non con il togliere il tuo disturbo fisico e lasciare che il mondo, che a un certo punto ha rinunciato ai vantaggi che tu gli davi, nel momento in cui tu non sei più un vantaggio ma sei un peso, si sgravi, si liberi di questo peso e poi cerchi altrove qualcun altro, magari la sorella alla fine, che cercherà un nuovo fidanzato, che magari sarà il nuovo sostegno della famiglia. Quindi, quando tu diventi inutile in questa società, non c'è altro che sbarazzarsi di te. E questo, insomma, lo possiamo anche estrapolare, insomma, vale per chi è malato, per chi è invalido, vale per i vecchi. Se noi allarghiamo un pochino, insomma, la visione di questo mondo, di questa società, che ancora c'è, che ancora è ancorata a questi valori, insomma, no? Per questo Kafka rimane attuale. Quando tu non sei più in grado di dare quello che davi prima, sei automaticamente escluso, emarginato, insomma, no? E chi rimane è alla ricerca di qualcun altro che ti sostituisca, insomma, no? Che si accolli il suo peso su di te, oppure cercherà, insomma, la propria strada, la propria via, ma dimenticandosi di te. Un primo racconto che mi viene in mente in questo senso è Carver, l'elefante, in cui c'è questo personaggio che si accolla un po' la situazione, le difficoltà finanziarie, economiche, insomma, a cui tutti fanno riferimento, madre, fratello, ex moglie, e così via, insomma, no? E lui si vende tutto, per cercare di risolvere tutti i pesi che gli vengono scaricati addosso, insomma, dalle situazioni gravose di tutti questi parenti, conoscenti, insomma, no?
E alla fine no, non ne può più, insomma, no? E anche in questo caso il racconto si chiude in maniera tragica, insomma, no? Non vede altro che un suicidio, insomma, ipotizzato nel finale del racconto. Già Tolstoi, secondo me, nella morte di Ivan Illich, aveva con molta più ironia in questo caso, nel caso di Tolstoi, ironia e anche senza questa visione regressiva, insomma, senza entrare nella, diciamo, nella patologia psichica, nella depressione, insomma, no? In questa chiusura di spazio, ma utilizzando quella che era stata proprio invece una malattia vera, insomma, una malattia che aveva portato e che porterà a morte il protagonista, anche qua, insomma, il protagonista che era in questo caso un personaggio all'apice un po' della carriera, insomma, che aveva avuto anche una promozione, che stava, insomma, che puntava tutto nell'essere bravo burocrate, giudice, eccetera, eccetera. Insomma, nel momento in cui si ammala, anche lui ha la percezione di un mondo che gli crolla addosso, insomma, no? E non riesce più a trovare il suo spazio, insomma, diventa inutile tutto quello che era il mondo che si aveva costruito attorno tutte quelle che erano le sicurezze che lui si era costruito, vengono meno, insomma, e comincia a dubitare sul senso e sul suo modo di stare. Sono l'unica persona che in qualche modo riesce ancora a seguirlo, a occuparsi di lui, anche proprio nei suoi bisogni più elementari. È il vecchio servo di origine contadina. Invece la società borghese che ha attorno già è pronta a ragionare su come prendere il suo posto, su come succedergli, su come avere l'eredità, eccetera. Insomma, quindi questa solitudine nel momento in cui entrando in questo meccanismo non riesci più a reggerlo, insomma, per una malattia. Tolstoj ironizza in maniera sottile, anche tragica, ma non ha quella scrittura, diciamo così, così perturbante che invece sentiamo in Kafka, insomma, questa novità di Kafka. E perché perturbante, insomma, la scrittura di Kafka? Perché tutto quanto in quello che racconta Kafka è narrato con molta congruità e tutto quanto piano, lucido, naturale, però cammina su un presupposto, come dicevo prima, su un presupposto alterato, insomma, no? La presenza di uno scarafaggio che ragiona da uomo, in qualche modo, no? E quindi ci sono questi due piani, i piani dei comportamenti umani, eccetera, eccetera, e questo piano di questo animale immondo che non si incontrano, ma che interagiscono, e quindi ne viene fuori un qualcosa di assurdo, no? Che noi percepiamo come assurdo, non lo possiamo riscontrare nella realtà, mentre quello che ci racconta Tolstoi è molto reale, nel senso lo possiamo verificare. E quindi siamo in un piano con Kafka, in un piano anche simbolico, insomma, no? In un piano in cui dobbiamo immaginare che lo scarafaggio sia in realtà un elemento regressivo della psiche, insomma, no? Che a mio parere, insomma, diventa un momento di grande depressione, insomma, no? In cui lo spazio ti si chiude, in cui gli altri non ti reggono più e così via. E in più c'è questo elemento perturbante che era stato messo in evidenza già da Freud. Il perturbante è un pochino quando tu in casa hai qualcuno che ti è familiare, che ti è amico, che ti è parente, insomma, con cui vivi, eccetera. Questo personaggio diventa, invece che essere un elemento con cui entri in relazione, con cui crei un modo di stare, diventa invece un elemento di inquietudine, insomma, in cui l'amico, quello che senti vicino,
diventa in qualche modo ostile, o lo fai o lo percepisci come tale, no? E quindi diventa il nemico, ma il nemico che ti porti dentro, che ti porti in casa, quindi che ti porti quasi dentro di te. Quindi altro elemento, insomma, no, di inquietudine è che questa persona che era in qualche modo la più cara, quella che si occupava del benessere di tutto, che doveva garantire il benessere di tutti, in realtà diventa l'elemento di inquietudine per tutti, diventa la minaccia, diventa il pericolo e non si sa bene quale sia il pericolo, quale sia la minaccia. È vissuta come tale, ma lui in realtà non fa niente di pericoloso. Tutto quello che fa, anzi, sembra essere motivato dalle più buone intenzioni. Insomma, lui vorrebbe continuare a fare del bene. Lui continua ad amare tutti quanti, anche quelli che si comportano in maniera aggressiva, che lo odiano, anche il padre che gli tira addosso quella mela che a un certo punto lo farà morire. Allora, questa gente che ti distrugge, nonostante che tu continui a manifestare nei loro confronti i più buoni sentimenti. Questa quindi incapacità di comprensione, incapacità di vedere nell'altro, nel diverso, qualcosa che non sia un nemico, una potenziale fonte di aggressione, di insicurezza, appunto, di pericolo. E quindi queste chiavi, questi elementi in questo racconto si sommano, interagiscono e fanno sì che in realtà, pur nell'apparente improbabilità, ci sentiamo coinvolti nell'atmosfera di questo racconto. Ci sentiamo coinvolti perché quello che succede in questo racconto, se lo leggiamo nella chiave giusta, anche nella chiave analitica, nella chiave sociale, è un qualcosa che ci può comunque toccare da un momento all'altro. È una cosa che non riusciamo a buttare dall'altra parte, da cui non riusciamo a distaccarci. È dentro di noi, è una presenza inquietante che sta comunque dentro di noi ed è perciò che è anche perturbante. Non ce ne riusciamo a liberare così facilmente, se non rimuovendola, come succede per la maggior parte di coloro che leggono Kafka e che dicono non mi piace, questa roba non l'ho capita, eccetera, eccetera, insomma, no, che in qualche modo lo rifiutano, insomma, lo rifiutano perché a volte anche perché spesso no. Non lo capiscono o non vogliono capirlo, non vogliono fare quel lavoro perché in realtà questa cosa è disturbante, disturba i buoni sentimenti, disturba l'immagine che abbiamo dell'amore, della compassione, di tutta una serie di cose che ci portiamo dietro. Mi pare di aver detto, no, anche della connotazione stilistica, insomma, di questo stile che in realtà è piano, è discorsivo, insomma, è uno stile che si capisce bene, è uno stile di scrittura fondamentalmente semplice, cioè che contrasta invece con la complessità del mondo che descrive, che svolge questa scrittura, insomma, no? Anche da qua, anche da questa connotazione stilistica emerge, no? Questo elemento che riguarda un po' l'assurdo del racconto, l'atmosfera del racconto. Non lo so, io ho provato a leggerlo cercando anche di rispettare questa atmosfera particolare che c'è nel racconto, che si può cogliere, insomma, no? Che evidentemente non si può leggere così, come si legge la Vis Paterae, e che deve rendere, insomma, questo senso di inquietudine, nello stesso tempo quasi di sarcasmo, non è un'ironia, è un sarcasmo che viene fuori, insomma, no? È un rendersi conto che siamo impotenti a cambiare un certo mondo, che siamo costretti in una dimensione dalla quale, quando si prova ad uscirne, si rischia quasi di peggiorare la propria situazione. Da questo punto di vista Kafka non ci offriva molta, molta speranza, è abbastanza disperata la sua lettura. Siamo
quasi a 100 anni da quando è scritta, da quando è stato scritto questo racconto. Non lo so se la nostra speranza nei confronti dell'umanità in questi 100 anni abbia potuto crescere o abbia potuto smentire questa intuizione di Kafka. Ditemelo voi. Saluto.